Coach, per prima cosa, che effetto fa per chi ha un passato forte, per chi ha legato gran parte della propria vita professionale a Milano, tornare qua a giocare queste Final Ma credo che avvicinarsi al forum, che è stata per anni la mia casa dalle 9 del mattino alle 8 di sera, ti fa venire tanti ricordi. E il ricordo più bello erano quando si andava a correre all'ora di pranzo tra l'allenamento del mattino e pomeriggio con Boša Tanjević, e poi si faceva un lungo post doccia parlando di tutto, da Casini, che è ancora attuale, o alla pallacanestro o alla vita. Del resto, dal 2001 al 2014 è passato un po' di anni. Sì, sono passati un po' di anni, meno capelli, una meravigliosa figlia, ma soprattutto il ricordo del 2001 era da prima squadra al girone d'andata della Lega 2 con la Filabiella, sfidare la Kinder Bologna, forse la squadra più forte che c'è mai stata in Europa, che vinse anche il Grande Slam con la prima Eurolega dove si giocava ancora la finale su 5 partite e perdere la supplementare. Bei ricordi. Ricordi curiosi anche perché poi quella finale di quella Coppa la vinse proprio la Virtus Bologna contro la Menzana. Altri tempi, c'è da vincere contro Roma. Che partita sarà quella di domani? Roma è una squadra esperta, sorniona, che fa grande pressione sulla palla nei primi 10 secondi d'azione. Credo che il primo obiettivo per il nostro attacco è avere l'energia fisica per reggere l'impatto di 10 secondi e proseguire dopo i primi 10 secondi a giocare sempre con spaziature ed esecuzioni di squadra. Seconda cosa, per quanto riguarda la nostra difesa, vogliamo continuare a essere energici e attivi in 5 giocatori contemporaneamente. Qualche problema con l'infortunio muscolare di Josh Carter? Che tipo di soluzioni contro, ci potranno essere contro Roma, che anche dal canto suo ha a che fare con l'assenza di Taylor? Ma penso Josh Carter ha la sua naturale alternativa in Jeff Viggiano. Vedremo domani come sta, se no assolutamente non penso sia svelare un segreto, sarà Jeff Viggiano in quintetto.